Bentornati a una nuova parte di Cave Story 3D. Allora, nella parte precedente avevo appena liberato Kazuma dalla sua eterna prigionia in questo maledetto magazzino. E ora finalmente siamo liberi di poter continuare l'avventura. Conto su di te. Andiamo al villaggio amica. Insomma, sì. E questa cosa funziona? Sì, sembra che funzioni ancora. Non vuole fermarsi! E noi? E noi ovviamente, come dei bra... E noi? E questi stronzi ovviamente ci lasciano a rifare la strada tutta a piedi come dei bravi pirla. Allora, salviamo perché nel caso tocchi le spine rosse non voglio risubirmi un'altra volta la cutscene. La cacci. Risalviamo. No, ho appena salvato. E fammi uscire. Allora, adesso, prima di... Duramente facciamo la strada al ritroso. Prendiamoci l'ennesimo succo di medusa, che ci sarà utile per una cosetta, vedremo poi. Andiamo arma, mettiamo la polar star. Ok, non tocco questo gioco da un bel po' di tempo, quindi sarò arrugginito come un pezzo di ferro arrugginito. Bene, eccoci qua, casa di Chaco. Comunque ragazzi, è la fine di Bushlands, se Dio vuole. Inizieremo un nuovo dungeon in questa parte, se ce la faccio. Che mi sembra si veda un po' male. Ok, dove sta il medusone? Ah, stava là. No, non è che sta qui. No, non sta qua il medusone. Ho bisogno del medusone. Assolutamente eccolo qua il medusone. Vai. Succo di medusa. Ta-na-na-na-na. Comunque, la parte precedente dovevamo andare al villaggio dei Mimiga prima che il dottore tornava. A prendere un altro Mimiga per i suoi terribili esperimenti. Guardate, questa è la motocicletta di Kazuma. Questa motocicletta che Kazuma stava cavalcando sembra che avesse. Che ha avuto giorni migliori, beh, in effetti. Allora, abbiamo succo di medusa, perfetto. Teletrasporto alla casa di Arthur. Che ora voi è da un bel po' di anni che non la rivedete, la casa di Arthur. We are weapons of death? Siamo armi di morte? Sì. Il dottore pianifica di usare il fiore rosso su tutti voi per attaccare gli umani. Ma sembra una cosa tremenda. Non sembra una cosa tremenda. Il dottore è come un diavolo. Forzerà Toroko a mangiare il fiore rosso? Il dottore sta ancora cercando. Sta ancora cercando il fiore rosso. È una buona cosa che non l'abbia ancora che non abbia ancora trovato la sua locazione. Ma se trovasse il fiore rosso, Toroko sarà. Sarà riempita di rabbia e si trasformerà in un'arma di morte. Non lascerò che questo accada. Wow, ho tradotto perfettamente quasi al 99% un dialogo in Cave Story. Ah, stai bene? Sì. Non pensavo che ce l'avessimo fatta. Kazuma, è Professor Booster. Oh. Dove sei stata? Sopravvivevo. E questo Mimiga è? Il suo nome è King, è il leader di questo villaggio ed è anche un mio amico. Molti Mimiga vivevano qui nel villaggio Mimiga, ma molti di loro sono stati presi via dal dottore, rapiti dal dottore. Gli amici di King sono anche... erano anche... siamo tornati noi! Però con arma di morte, non lascerò che accada, sì, ok, va bene. Ricarichiamoci che qui mi hanno distrutto praticamente tutto. Ora, prima di parlare qui con un po' di personaggi per sbloccare il prossimo dungeon, usciamo qui e facciamo una cosa importante col succo di medusa che abbiamo preso. Allora, siamo al villaggio di Mimiga, che non lo rivedremo da non so circa quale parte. Senza ulteriori dubbi, andiamo subito qui, in questa casa. A sala dell'assemblea. Ecco, c'è un camino e qui c'è anche Jack. Però Jack non serve a nulla, usiamo il succo di medusa per ottenere. C'è qualcosa che brucia tra le ceneri. C'è qualcosa che brucia, c'è qualcosa tra le ceneri. Ho ottenuto il Bubbline.
Allora, vi dico subito, Bubline è un'arma che a livello 1 e 2 non ha nessun cazzo di senso di esistere. Livello 1 lancia queste bollicine qui che levano 1 di vita. E il livello 2 è simile. Livello 3 invece diventa già utile. Poi vedremo, va bene. Allora, abbiamo preso la nuova arma e adesso salviamo. Puoi salvare? Sì. Dai, che forse questa parte non viene male. Torniamo a casa di Arthur e adesso dovremmo parlare con non mi ricordo chi. Quindi parleremo un po' con tutti a cavolo. Bentornato. Ok. Allora sì, ok, ora Su vuole che Kazuma usi la password per schiudere quell'uovo lì, l'uovo zero, che sta per schiudere, far nascere il drago, così tutti possono scappare da Lisa. Professor Booster, possiamo portarlo via? Cioè, possiamo farlo venire con noi, il robotino, professore? Su, la nostra fuga è sospesa per ora. Il dottore ha trovato la locazione del fiore rosso. Ok, non dobbiamo permettere che... Non devono permettere che il fiore rosso venga preso nelle sue mani. Quindi la sua locazione si trova nella zona di sabbia. Ho sentito che i fiori rossi sono lì. Zona di sabbia. Allora, che se andiamo lì troveremo il dottore. Va bene. Dobbiamo distruggere il fiore rosso prima che lo trovi lui. A ogni modo, la zona di sabbia è un posto veramente pericoloso. Vabbè. Ok. Dice che adesso qui si scopre che Quot è un robot venuto dalla superficie tanti anni fa. Ok, Kazuma connette sul teletrasporto alla zona di sabbia, quindi siamo pronti per partire. Dobbiamo distruggere il fiore rosso prima che lo trovi il dottore. E impedire così che i Mimiga vengano trasformati in un'arma di distruzione di massa. Ok. Un teletrasporto, ecco, è apparsa qui, zona di sabbia, con questo teschio di cosa. Allora, la zona di sabbia, sì, è una zona di sabbia, sabbiosa, con sabbia, 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 teschi, sabbia, teschi rompicoglioni, altra sabbia, altri teschi rompicoglioni. Chi era? Allora, io alzo il volume al massimo, perché questa musica è una figata totale. Allora, occhio agli insettini della sabbia. Non parlo per farvi godere l'epicità. Andiamo in questa casa e ci sarà una battaglia boss. Ah! Ehi! Guarda, un visitatore dopo tanto tempo. Lo so cosa vuoi fare, ma faresti meglio ad arrenderti. I Mimiga non sono nostri nemici, sono totalmente disarmati. Mi dispiace per te, ma i Mimiga sono dalla mia... Ma i Mimiga sono dalla mia parte... Insomma, sono dalla parte dei Mimiga e non ti lascerò vincere tanto facilmente. Allora, questa è la robottina bionda misteriosa che abbiamo appena incontrato 5 secondi fa. I Mimiga le faranno da... I Mimiga bambini le faranno da scudo e sarà davvero difficile colpirla, ecco. Guardate, vedete? I Mimiga non mi permettono di colpirla. Merda, come stavo inquadrando da schifo. Hai vinto! Mi hai preso? Mi hai sconfitto? Vuoi distruggere tutti i Mimiga? No. Oh! Sei anche tu dalla parte dei Mimiga? Lo sapevo, non... Scusami. Sono Curly Brace, che vuol dire parentesi graf, se non mi ricordo male. Curly Brace. Sono stata mandata in questa... Cioè no, I've been with the... Sono stata con questi piccolini... Non so... Non si ricorda niente, insomma, anche lei si è risvegliata sull'isola senza memoria e ha deciso di aiutare questi Mimiga bambini, la cui madre è stata uccisa, la cui vera madre è stata uccisa da un orco tanto tempo fa. Allora, ora Curly vi chiederà se vuole scambiare la sua machine gun con la vostra polastar. Voi dite di no. Allora, la machine gun è un'arma... È un'arma potentissima, ma... È un'arma potentissima, ma se ci teniamo la Polestar è molto meglio. Poi vedrete perché. Allora, small room, una stanza come potete vedere piccolissima e buissima.
carichiamoci la vita. Qui c'è un simpatico cagnolino. Allora, come potete vedere però nella mappa inferiore, la stanza è molto più grande, vedete? C'è un corridoio segreto. Allora, questo è un piccolo easter egg. Adesso lo andremo subito a prendere. Dunque, stando al corridoio inferiore. Ecco, qui c'è uno scrigno. Apriamolo. Hai ottenuto le mutandine di Curly. Allora, le mutandine di Curly sono un oggetto totalmente inutile. Nella versione PC e in questa, per il 3DS. Invece, nella versione per il Wii sembra sbloccare la modalità Cave Story. Se raccogliete le mutandine di Curly, una volta finito il gioco, al finale bello, potete usare Curly. Ma nel 3DS hanno avuto la geniale idea di rimuovere. Bene, quindi per questa parte è tutto, 10 minuti. Ci rivediamo alla prossima. So che ho fatto schifo, non ho fatto ridere per niente. E alla prossima, sperando che sia una parte più comica, con più risate, cazzate, mazzate. E ciao ciao.